Nel video gli extraterrestri usano l'energia geotermica, abbiamo esplorato diverse strutture geologiche che ci fanno pensare che diciamo, nella loro attività sulla Terra si usano diciamo, l'energia del sottosuolo per desalinizzare le acque. Ecco, abbiamo trovato un secondo riscontro nel mito della creazione che abbiamo presentato, ci hanno creato gli extraterrestri, e in questo mito si vede che quelli della Mesopotamia credevano che nel dio Apsu o Engur, che appunto dice che erano convinti che le acque, tutte le acque dolci, quindi provenissero da questo mondo sotterraneo. Quindi, come dice qui, leggiamo Wikipedia rigorosamente, casomai ci venissimo a essere accusati di essere sitkniani, sognatori fantasiosi, quindi leggiamo cosa dice Wikipedia, l'anti-seeking. Quindi tutte le fonti di acqua dolce, sorgenti, fiumi, laghi e pozzi erano ritenute provenire da un unico oceano abissale sotterraneo. Quindi diciamo che questa idea che avessero loro, è chiaro che ci sono le sorgenti artesiane che possono indurre a questo, ma è anche vero che l'acqua viene dal cielo. Quindi si vede che l'acqua viene dal cielo, che forma i fiumi. Come mai avevano un'idea così strana questi mesopotamici? Diciamo che questa cosa lascia pensare che diciamo, quelli che queste entità extraterrestri che gestivano questa zona usassero questa tecnologia, cioè di desalinizzare le acque mandandole negli strati caldi dell'atmosfera. Qui ritroviamo il dio ingegnere Enki Ea, che era l'addetto di tutto questo sistema di cose, tant'è vero che viene rappresentato con i due fiumi, fiume Eufrate, Tigre e Eufrate, che escono dalle sue spalle, proprio a dire che era lui che gestiva la cosa. Ecco, quindi diciamo che sulla base di questi spunti siamo andati alla ricerca di prove geologiche di queste ipotesi che abbiamo formulato. E quindi andiamo su Google Earth alla ricerca di questi, diciamo, di qualche ingrediente di questo impianto. E abbiamo appunto qui nell'Eufrate, che dovrebbe essere quindi generato da questi sistemi. E siamo stati attirati da questa struttura nelle vicinanze che sembra essere un lago disseccato. Quindi abbiamo ipotizzato che potesse essere un bacino di raccolta di queste acque, diciamo, che si formano per condensazione. Ecco, qui appena sopra, quindi ingrandiamo questo lago, ce n'è un altro lago disseccato. E quindi abbiamo ipotizzato che in questo lago, diciamo, a fianco si condensi il vapore, che quindi dovrebbe passare dentro delle griglie di condensazione. Ecco, diciamo, casualmente abbiamo ingrandito questa zona e guardate cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato le griglie di condensazione che stavamo cercando. Chiaramente noi, come tutte le altre cose, vi chiediamo, per le cose strane che vediamo nella geologia, vi chiediamo di informarci con i commenti se sapete delle spiegazioni alternative a quelle che proponiamo noi, e quindi in questo caso giustamente andremo a rivedere questa teoria. Ecco, vediamo queste griglie di condensazione che sono hanno una parte in cui entrerebbe il vapore, e poi a contatto con un lago, perché questo a questo punto sarebbe un lago riempito d'acqua, si raffreddano e formano acqua condensata che va a alimentare questo sistema idrico artificiale. Quindi, come vedete, qua è una cosa estremamente... non siamo riusciti a trovare una spiegazione di infrastrutture diciamo di tipo umano, ecco. Quindi, però, se voi sapete diciamo, di qualcosa che si trova in questa zona,
Ditecelo, così noi potremmo aggiornare la nostra teoria. Diciamo che siamo, per capire che di cosa si possa trattare, siamo andati a vedere, dice, ma dal punto di vista politico chi controlla questa area? Diciamo che abbiamo avuto una sorpresa. Ecco, vediamo che questa area in questo momento, vedete, è a fianco qui del fiume Eufrate, è controllata dall'ISIS. Quindi queste le zone più scure sono il primo diciamo espansione dell'ISIS intorno al 2014. Dopo questa espansione è intervenuto il governo americano, che ha fatto un'offensiva e li ha costretti, però guarda caso si sono ritirati proprio dove ci sono questi tipi di impianti. Questo è veramente curioso. In più però hanno occupato una striscia del fiume Eufrate che è coltivata, che quindi potrebbe essere destinataria di queste acque. Che ci sia qualche correlazione tra questo attestarsi dell'ISIS in questa zona e questi impianti alieni che sembrerebbero atti a condensare delle acque che proverebbero dal sottosuolo tramite la realizzazione di pozzi di perforazione che arrivano fino al punto dove c'è l'acqua in ebollizione. Ecco, osserviamo insieme, poi potete andare su Google Earth e vedere voi stessi, farvi una vostra idea di che cosa possono essere queste strutture.